Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Apriamo con un sindaco ucraino, il primo che è stato rapito dai russi, era l'11 marzo, stamattina era in Palazzo Vecchio. Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol in Ucraina, è stato il primo sindaco ad essere rapito dai russi perché si rifiutava di collaborare. Il video che riprende quel momento con Fedorov legato e con un cappuccio in testa mentre viene portato via dal centro di assistenza dove si trovava, fece il giro del mondo. Era l'11 marzo. Sparì per 6 giorni prima di essere liberato in cambio di 9 prigionieri russi. Si è sempre rifiutato di collaborare con l'esercito di Putin anche durante quei terribili giorni. Melitopol è stata occupata, oggi c'è una nuova sindaca filorussa. Ivan Fedorov sta svolgendo una serie di incontri in vari paesi europei per promuovere iniziative in favore delle città ucraine. Stamani è stato ricevuto a Palazzo Vecchio dal sindaco Nardella insieme all'ambasciatore dell'Ucraina Melink. I cittadini italiani ed europei devono capire una sola cosa, ha detto Fedorov al termine dell'incontro. Non è una guerra tra Russia e Ucraina. La Russia è in guerra contro tutti i paesi civili del mondo. Se non riusciamo a fermare Putin in Ucraina, arriverà in tutti i paesi europei, in tutte le case. Dobbiamo essere tutti uniti e sostenere l'Ucraina in tutti i modi per vincere questa guerra. È una situazione pericolosa per tutti i paesi europei. Noi siamo il confine con l'Europa. Molti europei, ha aggiunto, pensano che la guerra contro l'Ucraina sia iniziata 2 mesi fa. Non è così, è partita nel 2014, quando i cittadini ucraini decisero di dire basta al sistema sovietico e di avere una prospettiva europea. Oggi paghiamo un grande prezzo per quella scelta. Se Putin vuole, può fermare la guerra in un minuto. Il sindaco di Firenze, che è anche presidente di Eurocities, l'associazione delle più importanti città europee, ha assicurato a Fedorov ogni aiuto, anche a nome dei colleghi europei. Organizzeremo iniziative già nelle prossime settimane per sostenere la ricostruzione, ha detto Nardella, che ha invitato Fedorov a The State of the Union in programma a maggio a Firenze, dove saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni europee e di Eurocities. Sarà un'occasione importante, ha detto Nardella, per concretizzare il nostro impegno verso l'Ucraina. E a proposito di aiuti all'Ucraina, è proprio per aiutare i bambini ucraini che Giovanotti, toscano appassionato ciclista, oltre che ovviamente cantante di successo, ha messo all'asta la sua bicicletta, una preziosa Pinarello Dogma F12 di colore rosa. La bicicletta è un pezzo unico, è appunto chiamata Pantera Rosa per il suo colore, è in vendita online su eBay con una base d'asta di 10.000 euro. Andrà al miglior offerente dopo 9 giorni di rilanci. L'asta si concluderà il 24 aprile alle 9 di mattina. Il ricavato sarà devoluto all'UNICEF, che la utilizzerà appunto per i progetti dedicati ai bambini ucraini. Due notizie di cronaca adesso che riguardano giovani toscani. Il primo è un 17enne pisano che è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pisa dopo essere rimasto folgorato per aver urtato i cavi dell'alta tensione. Si era arrampicato sul tetto di un vagone nel deposito ferroviario proprio di Pisa. L'incidente è avvenuto ieri sera. Sull'episodio sta indagando la Polfer, che ascolterà anche alcuni amici che erano con il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne si sarebbe arrampicato sulla sommità di un vagone merci che era fermo sul binario e una volta sul tetto avrebbe urtato i cavi folgorandosi, sarebbe poi precipitato da un'altezza di circa 3 metri, è stato subito portato all'ospedale, la prognosi è riservata. Non è chiaro, ed è qui quello che lo collega con la notizia che fra un attimo vi darò, non è chiaro se volesse emulare il train surfing, che consiste appunto nel salire sul tetto di un vagone cercando di rimanere in piedi mentre il treno è in corsa. E ve ne abbiamo già parlato ieri, ma sono ancora in corso le indagini da parte della polizia per capire se il 14enne aretino, questa è l'altra notizia che riguarda il giovane toscano, che si sarebbe dato fuoco per una sfida sul noto social TikTok, sia stato indotto da qualcuno a farlo. Ovviamente le indagini sono in corso e non c'è conferma ancora di quanto sia effettivamente avvenuto. Intanto le condizioni del ragazzo, che è ricoverato al Meyer di Firenze, starebbero migliorando. Attraverso gli elementi acquisiti dagli investigatori si cercherà di capire se il gesto, ricordiamo che il ragazzo si è ustionato per circa il 50% del corpo, sia stato sollecitato da qualcuno per sfida o altro.
È intervenuto anche proprio il social TikTok, che ha detto: nonostante il nostro team dedicato alla sicurezza, da una prima analisi non si ha riscontro o evidenza di un trend in tal senso. Continueremo a monitorare come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra community al sicuro e rimuoveremo immediatamente contenuti che violano le nostre policy. Parliamo adesso della Pasqua e soprattutto del pienone a Pasqua e a Pasquetta. Andiamo in Versilia perché si sta tornando alla normalità. Ritornano le grigliate, le code alle barchine del fritto, i primi bagni. Sembrano lontane secoli le immagini delle spiagge deserte e dei ristoranti chiusi registrate appena un anno fa per il giorno di Pasquetta. E le previsioni della vigilia sono state rispettate, con il litorale versiliese che è ritornato a vivere le festività pasquali come un'epoca pre-Covid. Affollatissimo per tutta la giornata, l'arenile di fronte a Piazza Mazzini, preso d'assalto da comitive di giovani arrivate a Viareggio un po' da tutte le province limitrofe. Molti gli stabilimenti balneari che hanno già allestito le spiagge con tende ed ombrelloni, anche se, nonostante la giornata di sole, il vento ha abbassato di qualche grado le temperature e sono stati pochi i temerari che hanno azzardato un primo bagno. Pochi anche i picnic con i turisti che hanno preferito i ristoranti, ormai sold out già da settimane. Ma c'è stato comunque chi non ha voluto rinunciare alla grigliata in spiaggia con il menù tradizionale. Carne alla griglia, salsicce, rosticciana. Insalata, vino, acqua, caffè. E basta. Da dove venite? Da Viareggio. Da Viareggio. Si gioca in casa? Ci giochiamo in casa, se abbiamo fatto 300 metri per venire qua. Sono stati molti anche coloro che, all'affollamento degli arenili, hanno preferito la tranquillità della pineta di Ponente, imbandendo vere e proprie tavole pasquali. Riso, come si chiama? Torta pasqualina. Il fritto, frittata classica. Un po' di fritto, un po' di tutto. Sì, diciamo che il fritto era un'aggiunta al classico menù di Pasquetta. Tra le manifestazioni che hanno richiamato tantissimi turisti presenti, i banchi del mercato settimanale di Lido di Camaiore allestiti sulla passeggiata del lungomare. Un ritorno alla normalità a tutti gli effetti dunque, il cui bilancio verrà stilato dagli operatori nei prossimi giorni, ma c'è da scommettere che saranno in molti a tirare un sospiro di sollievo per questo primo assaggio di stagione turistica. Primo assaggio di stagione turistica, ma poi ce ne saranno altri, c'è il ponte del 25 e poi l'estate. Il pienone di questi giorni fa ben sperare proprio per il futuro. Sentiamo. Indicazioni incoraggianti quelle che arrivano dalla spiaggia di Marina di Pietrasanta. Abbiamo visto che quest'anno c'è stata una notevole affluenza qui in spiaggia e su tutta la riviera versiliese. Fa ben sperare per l'estate. Sì, fammi sperare per l'estate, perché negli stabilimenti balneari si è vista molta gente e che oltre a passare queste giornate in spiaggia e nei ristoranti degli stabilimenti balneari sono passate anche per le prenotazioni estive. Avete avuto molte prenotazioni? Sì, abbiamo visto che ancora la Versilia è specialmente sempre dopo questa pandemia preferisce venire a passare le vacanze qui sulla nostra costa anziché andare all'estero. Si guarda dunque all'estate con rinnovato ottimismo, ma intanto prima del debutto dell'estate del 2022 c'è attesa per un altro ponte, quello del 25 aprile. Per una stagione che si annuncia importante. Io penso che questo anno sia il primo anno proprio della ripartenza dopo la pandemia. È ufficialmente terminato alle 15 di oggi il rave party nel territorio di Murlo, nel Senese, che era iniziato venerdì sera. C'erano circa 1500 persone, sono state in centinaia ad essere identificate dalle forze dell'ordine. 5 i posti di blocco organizzati appositamente da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per le operazioni di deflusso e identificazione che non hanno creato criticità. È scattata anche la denuncia per detenzione di droghe per una decina di persone. I proprietari dell'area sulla quale è stato organizzato il rave hanno sporto denuncia stamattina per occupazione abusiva dei terreni. Andiamo a Prato adesso, parliamo del polo del Fabbricone che cambia volto.
Il comune acquista il teatro Fabbricone, il Fabbrichino e gli spazi adibiti a deposito dell'attività teatrale. Un progetto di cui si parla da decenni, che diventerà una realtà grazie a un finanziamento europeo di 10 milioni di euro, cofinanziato con 2 milioni dallo stesso comune. Acquisizione di tutta un'area molto importante a sud del Fabbricone, che comprende tutta l'area sostanzialmente che arriva fino a Piazza del Mercato Nuovo. Quindi un progetto urbano che prevede la realizzazione di un nuovo grandissimo parco, e quindi un'area verde, dove oggi sono tantissime aree in realtà asfaltate, e quindi va a dotare quel pezzo di città, che è un pezzo di città che ha bisogno di interventi di qualificazione ambientale di questo tipo, con una nuova area verde molto importante. L'operazione, oltre all'acquisto dei due edifici finora di proprietà della famiglia Balli, che saranno ristrutturati, prevede anche la realizzazione di uno studentato con laboratori teatrali. Quindi il restauro del Fabbricone e del Fabbrichino, che comprende in questa acquisizione anche una porzione attaccata al Fabbrichino lungo via Targetti, dove verrà realizzato uno studentato e uno spazio per appunto giovani performer o comunque anche i servizi sociali europeo, e l'acquisizione di tutta una porzione di territorio dove oggi, per capirci, magari i cittadini vedono delle scuole guida eccetera, e quindi significa sostanzialmente che da un punto di vista urbanistico la strategia che si attua è quella che da Piazza Duomo si arriverà a piedi e in bicicletta direttamente fino al Fabbricone. Rimaniamo a Prato per parlare di un immobile trovato dalla provincia che sarà destinato a una scuola. Dopo l'ex Stella d'Italia, un nuovo palazzo in centro storico ospiterà una scuola superiore. La commissione della provincia ha selezionato l'immobile in piazzetta Buonamici, per anni sede del CED, come papabile succursale per il Copernico e il Dagomari. Spazi che saranno utilizzati a partire dal prossimo anno, quando inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova struttura del liceo scientifico e quelli per la messa in sicurezza sismica dell'istituto tecnico. L'altro immobile individuato è l'Art Genius dietro la questura, che già ospita un'aula destinata al liceo Brunelleschi. Alla manifestazione di interesse, pubblicata a novembre dalla provincia, sono arrivate altre tre proposte, che però non sono risultate idonee. Fra queste, anche una del convitto Cicognini. Non è una soluzione percorribile per le aule, ha spiegato Francesco Pugelli, presidente della provincia, ma stiamo valutando di utilizzarla per trasferire l'ufficio scolastico provinciale. Nel palazzo di Piazza Buonamici si potranno recuperare una decina di aule, che si sommano alle altrettante di Palazzo Vestri, mentre all'Art Genius saranno 5 quelle messe a disposizione. La commissione ha valutato l'idoneità degli edifici. Ora la provincia dovrà trovare un accordo economico. Nei prossimi mesi saranno destinati nuovi spazi. Intanto i tecnici sono riusciti a rimodulare l'intervento al Dagomari in modo che sia meno invasivo e quindi permetta a più classi di rimanere in sede. Non è stato sanato invece il problema delle cattedre. Resta un deficit di 50 posti. Questo potrebbe voler dire un ritorno alle classi pollaio. Il Monte Argentario ha voluto ribadire il suo amore, corrisposto peraltro, per Raffaella Carrà, dedicando alla cantante un parco cittadino a Porto Santo Stefano. Raffaella Carrà e Porto Santo Stefano per sempre intimamente legati. In una giornata primaverile si sono ritrovate le istituzioni montargentarine, le persone vicine e care alla Raffa Nazionale, per inaugurare ed intitolare il nuovo parco giochi di Via della Vittoria. Quella dedica c'è sia all'amore nostro per lei, sia all'amore della Carrà per l'Argentario e per i bambini, e crediamo che il fatto anche di averla onorata dandole la cittadinanza onoraria sia un'ulteriore dimostrazione di quanto noi tenessimo alla sua presenza qui all'Argentario e di quanto noi l'avessimo apprezzata. La mattinata si è conclusa al cimitero, dove il parroco Don Sandro Lusini ha benedetto la cappella recentemente rinnovata e dove è stata installata una lapide a memoria di Raffaella Carrà, una scultura realizzata in marmo bianco delle Apuane che vuole rappresentare la grandezza della celebre artista. Il monumento è raffigurato dal suo volto, da una stella e dal simbolo dell'infinito. Il tutto è sorretto da due mani forti, vigorose e senza tempo, così come la nostra Raffaella. Poi procederemo alla quarta iniziativa, perché erano quattro gli impegni che avevo preso con la famiglia, che sarà quella di istituire un premio annuale fisso a fine stagione. Lo faremo quest'anno in collaborazione con la Fondazione Raffaella Carrà, e i cui dettagli stiamo ancora studiando.
Vi ricordo che questa sera, in prima serata su Toscana TV, ci sarà Tutto Gol. Stasera conduce Andrea Vignolini e vi ringraziamo ancora per i grandi ascolti che ci avete regalato ieri con l'esclusiva di Toscana TV per lo scoppio del carro, che vi ricordo potrete rivedere anche sui nostri social. Buona serata a tutti.